Si è conclusa lunedì 24 marzo scorso la 529esima edizione della Fiera di Lonego. Spenti i riflettori sul più importante evento economico dell'intero Basso Vicentino, pochi peraltro, visto che i media lo hanno quasi completamente ignorato e l'unica recensione uscita sul giornale di Vicenza, anziché incentrarsi sugli sforzi fatti dagli oltre 350 espositori che sfidando la crisi economica hanno investito risorse con la speranza che la fiera potesse diventare per loro un volano per la ripresa, o parlare delle decine di migliaia di visitatori che dall'intera regione sono arrivati a Lonego, si è occupato banalmente del problema parcheggi. Con una situazione meteorologica non ottimale e temperature tutt'altro che primaverili, nelle giornate di domenica e lunedì, l'asse Piazzetta 20 Settembre, Piazza Garibaldi, Ippodromo, Quartiere Dalmazia, era un formicaio umano. Mantenere un ponte con il passato e dare alla manifestazione un contocco di folklore, alla cerimonia di inaugurazione avvenuta nella mattinata di sabato erano presenti anche dei musici e sbandieratori in abiti rinascimentali, periodo nel quale la fiera affonda le sue origini, ed alcuni cavalli con carrozze al seguito per ricordare i fasti ottocenteschi quando era la più importante fiera di cavalli d'Italia e tra le prime d'Europa. Le numerose autorità presenti, tra le quali l'assessore regionale al turismo Finozzi, il presidente della provincia Variati e in rappresentanza della cittadina tedesca di Habersberg, l'assessore al gemellaggio Peter Huber e della base NATO di Vicenza, colonnello Reynolds, hanno percorso l'intero tragitto espositivo accompagnate dalle note della banda cittadina. Bandiera, accompagnata dagli inni nazionali, hanno fatto seguito i discorsi di circostanza pronunciati prima del taglio ufficiale del nastro. Il sindaco uscente Giuseppe Boschetto, tra i temi affrontati nel suo discorso, si è soffermato sull'importanza di mantenere in vita l'Istituto di Genetica Strampelli, non solo perché parte integrante della realtà economica e culturale leonicena e del territorio circostante, ma per l'importanza dei suoi studi e delle sue ricerche sulle sementi. La crisi che l'Italia e il Veneto stanno attraversando, nei quattro giorni di fiera, hanno ceduto il posto all'ottimismo. Lo conferma il tutto esaurito degli spazi espositivi. Unico neo, l'assenza di spettacoli operistici al comunale, come accadeva durante buona parte del Novecento, quando la fiera non era solo un evento economico, ma anche culturale.